spiaggia di Ischia, la spiaggia dei pescatori e poi Ischia Ponte, soltanto una parte della lunga storia che ci racconta quest'isola così straordinaria. Un'area marina protetta che qui da 2 anni in qualche modo ha ridisegnato quelle che sono le condizioni di fruizione di questo grande mare che unisce Ischia, Procida, Monte di Procida alla terraferma appunto. Un mare di verde sulla terraferma per un mare blu che la circonda, ancora ricco di vita nonostante la forte antropizzazione delle sue coste. Siamo a bordo della barca base di Delphis, fuori l'isola di Ischia e verso Ventotene. Facciamo un po' il punto della situazione, Angelo, gli avvistamenti continuano. Abbiamo focalizzato l'attenzione su Capodoglio e Delfino Comune, ma abbiamo altre specie pure in zona, abbiamo 7 specie. Siamo per mostrarvi delle immagini fantastiche che hanno realizzato pochissimi giorni fa. Un avvistamento veramente straordinario, una mamma con un cucciolo di capodoglio. Sì, è una mamma con un cucciolo neonato di capodoglio, ma ce ne stavano 2 di cuccioli, uno un po' più grande e gli animali erano 6. Studiando e osservando anche il comportamento dei piccoli e delle mamme, questo loro emergere, prendere aria, respirare e poi rimmergersi per l'allattamento che dura pochi secondi perché poi il cucciolo deve tornare di nuovo su. I capodogli scendono fino a 1000 metri di profondità, quindi il piccolo non è in grado di effettuare queste immersioni, e per cui il tempo di surfacing, stare in superficie degli animali, aumenta quando c'è la presenza di piccoli. E c'è proprio una trasmissione culturale che va dal imparare il movimento di nuoto ad imparare le tecniche di caccia, imparare le vocalizzazioni, imparare ad orientarsi. Questa è una zona D, una zona assolutamente straordinaria che non esiste in molti altri luoghi. Qui è stata creata appositamente grazie a questo lungo e costante lavoro che voi avete portato avanti nel tempo. Naturalmente le raccomandazioni che facciamo sempre, chiunque dovesse trovarsi a transitare qui deve rispettare fermamente le regole. Assolutamente, velocità ridotta, in caso di avvistamento, accostamento agli animali, solo se gli animali in qualche modo sono tranquilli. E comunque la velocità è fondamentale. Cosa avete pescato questa notte? Un po' misto, pannocchie, qualche polipo, merluzzi, mazzancolli, qualche pesce serra. Cosa ha preso? I calamaretti. Piccoli piccoli. Piccoli piccoli. Come li cucinerete? Un po' fritti, infarinati e fritti, senza neanche toccarli. Signora, lei l'aiuto, aspetti, eh? Ecco, questo sistema è comodissimo. Cosa ha preso lei, signora? Posso vedere? Merluzzi. Faccia vedere, merluzzetto. Vedete voi, eh? E come li cucina? Scaldate con il limone. Buongiorno. Che belli, Francesco, che sono. Sì, sono come le ricciole, sono un bel pesce. Pesce bellissimo, bellissimo. Pesce stella si chiama. Sì, pesce stella, questo va bene anche in qualsiasi modo cucinato. Non ha squame, nemmeno spina interiore, c'ha solo la spina centrale. Un pesce ottimo all'acqua pazza, al forno, arrostito. E qui invece guardate che belli. I totani sono bellissimi. Bellissimi totani. Come totani non è che ce ne sono tanti. Come mai? Perché forse sono correnti, Il periodo è quello giusto? Il periodo è giusto, quando bisogna avere un po' di fortuna e trovare la corrente giusta.